Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Stamattina celebriamo il mercoledì delle ceneri, dunque l'inizio della Quaresima. Meditiamo di Matteo capitolo 6, versetto 1 a 6 e 16. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profuma e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Carissimi, con questo mercoledì delle ceneri noi entriamo nel tempo della Quaresima, come l'abbiamo detto. Abbiamo alcuni elementi che ti condurranno durante questo cammino di 40 giorni. La prima lettura, il profeta Gioele ti parla di lacerare il cuore, non i vestiti. San Paolo, nella seconda lettura, ti parla della riconciliazione. Riconciliamoci con Dio e con noi stessi. E come sarà possibile questa riconciliazione, questo ritorno al Padre, questo ritorno al prossimo? La lettura del Vangelo ti propone tre elementi fondamentali per entrare in questo laceramento del cuore e in questo al Padre. Il primo, l'elemosina, secondo la preghiera, e poi abbiamo il digiuno. Allora, tante persone durante la Quaresima cercano di fare un fioretto, benissimo, ma non approfittiamo della Quaresima per dimagrire, non approfittiamo della Quaresima per fare le penitenze che non so per quale obiettivo. Qui si tratta di ritornare al Padre per una riconciliazione profonda e perciò tutto ciò che faremo come esercizio spirituale deve essere segreto, nel silenzio. Non c'è da vantarsi, non c'è da farsi vedere. Dio ti ricompenserà chi vivrà questa Quaresima nell'umiltà e nella semplicità. Vi auguro un buon cammino quaresimale, che Dio vi aiuti e vi benedica sempre.